Scuole occupate a Napoli e in provincia, bambini e ragazzi costretti a tornare a casa a causa di una protesta a sorpresa degli LSU del comparto. I lavoratori socialmente utili che si occupano delle pulizie nelle scuole hanno impedito l'accesso degli studenti in decine di istituti su tutta l'area metropolitana, dalla periferia al centro della città. La protesta rientra nell'ambito della vertenza promossa contro i tagli al monte ore degli addetti alle pulizie, con un conseguente ridimensionamento degli stipendi. La scorsa settimana i lavoratori socialmente utili avevano occupato gli uffici della direzione scolastica regionale della Campania. E pertanto stiamo manifestando, non avendo risposta degli ultimi blocchi che abbiamo fatto al Ministero, e cerchiamo di salvarci il nostro posto di lavoro, se è possibile. Il giorno 28 rimarremo tutti in mezzo alla strada senza lavoro e le conseguenze si vedono. Con il 28 che finisce il contratto e quindi non si sa niente, siamo all'oscuro, rimaniamo senza stipendio. Senza sapere il nostro futuro, che cosa faremo, non lo so, se lo Stato ci dà qualche risposta, altrimenti noi continueremo la nostra lotta.